Buonasera. Allora, vi dico solo che ha vinto 3 titoli europei, 4 mondiali, nel 2020 è anche stato premiato dal nostro presidente Mattarella per la tua diciamo performance in Cina. Ecco, quindi, insomma, come dire, abbiamo uno serio qua. Io che, dicevo prima, me la tiro tantissimo perché ho una memoria di ferro, mi sento piccola così in questo momento. Perché... Ecco, allora, prima cosa, come si svolge una competizione di memoria? Allora, ci sono due formati principali. Uno che è il formato classico, dove ci sono 10 prove, in cui si memorizzano numeri, mazzi di carte, parole, immagini. 10 prove così, di lunghezza variabile, quindi ci sono le prove da 5 minuti, le prove da un'ora, e poi complessivamente chi accumula più punti nell'arco delle 10 prove vince. Questo è il formato classico. La gara dura... Questo sei tu quello che stiamo vedendo? Sì, questa è una delle prove, si chiama Speed Cards, in cui si memorizza un mazzo di carte il più velocemente possibile. Qui lo memorizzo in circa 15 secondi, che è il record europeo. E poi c'è un secondo formato, che è il formato rapido, in cui le prove invece durano massimo un minuto e i concorrenti si sfidano uno contro uno. Quindi tu devi battere il tuo avversario in delle prove specifiche. Oh, molto tipo bene. Tipo questa qui che si vede adesso con le immagini, 30 immagini in 10 secondi. Ok, e qui e tu... le cifre, 80 cifre in 10-15 secondi. Ecco, ma ci nasci? No, nel senso, no, voglio... Vabbè, una domanda giusta. Ci nasci o diventi così? Ci diventi perché usi delle tecniche che... Aspetta però Andrea, ok, ci diventi... No, se hai già una predisposizione o veramente no? Allora, la componente del talento esiste e ti può aiutare a diventare più veloce degli altri, quindi magari il talento ti aiuta nel memorizzare un mazzo di carte in 15 secondi invece che nel memorizzarlo in 30-40 secondi. Però, hai capito? Per questa... cioè, perché noi ovviamente comuni mortali, ma no, io però neanche in una settimana dire, memorizzo Mario. Invece no, perché io stesso senza l'uso di queste tecniche, senza poi l'allenamento, non potrei memorizzare un mazzo di carte neanche appunto in un giorno intero. Va bene, allora ho capito che stiamo parlando di tecniche, devo dire che queste immagini sono un po' inquietanti, perché sono, no, nel senso danno un po' di ansia, però adesso senza ansia ti faccio vedere ad esempio il nostro wall, ecco adesso mettiamo delle foto sul nostro wall, che adesso senza farle tutte, sceglimi una sezione perché sono veramente okay, sì, tante, sì, faccio un esempio. Questi volti, allora tu dimmi come potresti memorizzare tutte queste foto e che tecnica useresti? Allora, in questo caso se io dovessi memorizzare la sequenza di immagini, quindi per poi, non so, chiudere gli occhi e richiamare ponte, ghiaccio, ragazza che guarda un palazzo, due amiche, quello che faccio è prendere un dettaglio principale dell'immagine e poi usare quel dettaglio per creare un'associazione con l'immagine successiva. Detta così sembra complicata, ma con l'esempio sarà esempio più chiaro. Allora, c'è un ponte, sì, e io cammino sul ponte, sto camminando sul ponte, poi scivolo su del ghiaccio, perché sì, l'immagine numero 2 ha come sì, elemento principale sì, il ghiaccio. Questo ghiaccio schizza e colpisce in testa una ragazza che sta guardando un palazzo dove c'è tu scrivi una storia. Sì, dove c'è un murales. Su questo murales ci sono in realtà due ragazze che si stanno facendo una foto. Sì. Poi vado alla riga successiva, queste due ragazze cominciano a saltare, e così ricordo quella successiva, entrano in una chiesa, eccetera, eccetera. Però ti devi ricordare la storia. Però adesso se io ti chiedo, prova a ricordare la storia. Okay. Se tu l'hai visualizzata... Allora, ponte, sì, ghiaccio, ragazza singola, due ragazze che saltano, e poi c'è la chiesa. Senza sforzo, semplicemente... Ah, yeah, ho capito! Ecco, infatti questo è l'effetto che generalmente hanno le persone quando provano per la prima volta le tecniche, cioè wow, ho fatto qualcosa che pensavo impossibile, senza sforzo, semplicemente usando quelle che sono le caratteristiche della nostra... Sì, ho capito, 5 immagini ho detto. Vabbè, ma certo, però è la prima volta, poi con l'allenamento uno insomma fa... Va bene, l'altra cosa per cui tu eri veramente, diciamo, cioè tutto è iniziato da questa cosa qua, no? Che anche a casa, insomma, chi ha più di 25 anni lo riconosce subito perché noi ci abbiamo passato... Ecco, noi, comuni mortali, una settimana, lui 13 secondi, giusto? Sì, 10-15, sì. Cioè, tu risolvi questa cosa, adesso io glielo sto incasinando più possibile, ma non basterà comunque, perché io lo so. Allora, adesso, pubblico, ho bisogno del vostro aiuto, perché dal mio via... Andrea, guarda che si sta già... Perché ho le mani un po' fredde, quindi serve manualità. Guarda che si prepara, hai capito? Allora, l'ansia da prestazione, sei solo in diretta, non ti preoccupare. No, ma ci sono abituato, quindi... Sto cercando di mettergli un po' d'ansia, zero. Allora, aspetta, no, perché non è giusto... Vabbè, no, prima però lo devo studiare un po', mi serve dei 10 minuti dello studio e poi partiamo. Allora, intanto, al mio via, mentre lui si studia il coso di Kubrick lì... Ok, io ci sono. Il cubo, aspetta, noi contiamo, Tongi, tu ci sei... Allora, 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, gliel'ho incasinato benissimo, 18, 19, 20! Si era girato un angolo mentre, non so se mentre lo mischiavo o mentre lo risolvevo e non si poteva risolvere, quindi a un certo punto mi sono fermato e ho fatto così. Quindi... Capito? Però... No, perché 20 secondi, lui ha dovuto giustificarsi sui 20 secondi. Eh no, ma spiego, perché io prima facevo... È mostruoso comunque, che grazie, siano 13 grazie. O 20, guarda Andrea, veramente bravo. Allora, io voglio sapere una cosa. Ci sono delle nazionalità, delle etnie, che tu temi in modo particolare e perché in queste competizioni? Allora, nel formato classico c'è la Mongolia. Loro sono i più forti e perché hanno un'accademia molto popolare nella capitale della Mongolia, Ulan Bator, in cui i ragazzi e i bambini vengono allenati in queste discipline, con anche il cubo di Rubik, le gare di memoria e simili. Ah, insomma, allenano la mente. Allenano. Sì, esatto. Sin da quando sono bambini e ragazzi, di conseguenza è pieno di atleti molto forti. Mentre nell'altro formato, quello rapido, il più forte attualmente è un americano. Ah, ok, nel formato sì di rapidità, certo. Senti, perché io so che tu quando viaggi, tu hai detto che ti piace molto viaggiare in Asia perché dall'Asia hai preso ad esempio la cosa della meditazione, no? Questa indole meditativa che loro hanno. Sì, sì. Io in realtà in Asia per il momento ci sono stato solo due volte, però uno dei tratti appunto della cultura è quello della meditazione, più in generale probabilmente della cura della mente, che è un aspetto fondamentale per quello che facciamo noi, perché noi dobbiamo avere una concentrazione, mi piace dire, da monaci, che appunto si rifà certo. Alla cultura orientale, perché anche per fare attività di questo tipo sotto pressione serve molta capacità di gestire non solo la propria mente a livello logico e creativo, ma anche a livello emotivo, perché tu sai che in quei 15 secondi, abbiamo visto, devi memorizzare il mazzo di carte, non puoi metterti a pensare ad altro, farti prendere dalle emozioni. Anche quella in realtà è un'abilità che si sviluppa e per si la quale allena. Ci sono delle tecniche, esatto, certo. E, tra cui la meditazione, che è appunto l'esercizio di concentrarsi sul presente. E certo, stare nel qui e ora. Senti, una domanda per le figlie e poi chiudo, ma la tecnologia in questo caso aiuta o invece è un ostacolo per la memoria, per i nuovi ragazzini, per le nuove generazioni? Dipende dall'uso che se ne fa, perché ovviamente è un enorme strumento, in particolare di apprendimento, perché possiamo imparare qualunque cosa in un attimo. Il problema è che molto spesso il tipo di uso che se ne fa è invece spegnere il cervello, soprattutto quando si vedono tanti certo. Video brevi in pochi secondi, perché c'è molta meno consapevolezza. Quindi il fatto non è tanto la tecnologia, è il modo in cui noi ci approcciamo, e la chiave è l'essere attivi o passivi. Cioè, quando uno sta facendo qualcosa, che sia fare sport, guardare la TV o qualunque altra cosa, se sei protagonista dell'attività in sé, essere allora presenti. Va bene, altrimenti no. E il problema, per esempio, di quando uno studia e non riesce a ricordarsi le cose, non riesce a concentrarsi, è proprio perché lo approccia in maniera passiva, quindi non è protagonista in quello che sta facendo. Purtroppo la scuola non ce lo insegna come fare. Proverò, no, ma io proverò con le mie figlie. Quindi sii protagonista del tuo studio per memorizzare. Esatto. L'ha detto Andrea Muzzi, campione del mondo di memoria. Grazie. Grazie davvero, Andrea, grazie. Per essere venuto a giocare anche un po' con noi.